Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una ricetta piemontese, il bonet. Esistono ricette che riescono ad unire sapientemente ingredienti semplici e creare qualcosa di unico ed eccezionale, destinato a rappresentare un'intera regione. Questo è il caso del bonet, o bunet, uno dei dolci più antichi della tradizione dolciaria piemontese, che grazie al suo gusto irresistibile negli anni ha saputo conquistare i cuori e i palati di tutti. Pare che l'antenato di questo dolce sia nato tra le Langhe e il Monferrato nel XIII secolo, a conclusione dei banchetti medievali più sontuosi. Si trattava tuttavia di una versione molto più semplice e senza il cacao. Successivamente, grazie all'arrivo di nuovi prodotti da oltreoceano nel XVIII secolo, il bonet diventa cioccolatoso e cambia forma, diventando la golosità che tutti noi oggi conosciamo e che si è guadagnata l'etichetta PAT, prodotto agroalimentare tradizionale. Il nome deriva da bonet, lo stampo a forma di tronco di cono in cui si cuoceva originariamente, anche perché bonet vuol dire cappello in dialetto piemontese. Siete curiosi anche voi? Seguiteci in cucina! Iniziamo la ricetta sciogliendo 130 g di zucchero semolato in una casseruola. Dopo qualche minuto versiamo 20 ml di acqua e la amalgamiamo allo zucchero. Quando raggiungerà un colore ambrato, lo versiamo in una teglia per plum cake e spalmiamo il caramello uniformemente sul fondo. Poi lasciamo raffreddare. Nel frattempo frulliamo 100 g di amaretti fino a diventare una polvere fine. Poi la trasferiamo in una ciotola e aggiungiamo 100 g di cacao amaro. Mescoliamo per bene finché i due ingredienti saranno amalgamati. Infine mettiamo da parte. In un'altra ciotola mettiamo 7 uova, 100 g di zucchero semolato e il composto di cacao e amaretti. Poi con una frusta mescoliamo gli ingredienti. Versiamo 700 ml di latte intero fresco, poco alla volta, continuando a mescolare. Infine aggiungiamo un pizzico di sale e diamo un'ultima mescolata. Ora passiamo il composto in un passino per eliminare eventuali grumi. Questo passaggio è importantissimo per garantire un bonet liscio e omogeneo. Prendiamo la teglia con il caramello e la adagiamo su un'altra, più grande. Versiamo il composto nella teglia con cautela. Infine mettiamo dell'acqua bollente fino a 3/4 dell'altezza del budino. Cuociamo a forno preriscaldato statico 160 gradi per un'ora. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo raffreddare completamente. Poi mettiamo in frigo per almeno 2-3 ore. Noi suggeriamo tutta la notte. Il giorno seguente, con cautela, tiriamo via la teglia e siamo pronti per servire. E voilà! Il nostro bonet è pronto da assaporare. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, l'assaggio, e ora gustiamo questo meraviglioso bonet. Ma prima, siccome siamo dei golosoni, mettiamo un po' del caramello che si è avanzato da prima. Che buono che è. Questo dolce è favoloso. Subito si nota il gusto intenso degli amaretti, poi la corposità e la nota amara del cacao,
Il tutto avvolto da una delicata salsa al caramello che rende questo dolce spettacolare. Infine è talmente cremoso che appena tocca la lingua si scioglie in bocca. Vi suggeriamo di provarlo almeno una volta perché veramente ne vale la pena. È spettacolare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Visitate anche il primo link in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video.